All'ombra di Porta Rudie, una delle porte più antiche e più suggestive di Lecce, inizia un nuovo percorso. Un percorso dedicato a Giulio Cesare Infantino, un mostro sacro, un canonico, un parroco della chiesa di Santa Maria della Luce in San Matteo, che ci ha lasciato una miniera inesauribile di dati dedicati a chiese, conventi, reliquie e palazzi, ma anche a tanti fatti. Quello che vi racconteremo oggi non avrà però una connotazione religiosa, bensì laica, perché il nostro racconto spazierà nello spazio e nel tempo e si fonderà e si confonderà con storie, aneddoti, eventi e monumenti legati alla Lecce sacra. Compagno di questa avventura sarà l'architetto Mario Cazzato, che vi rivelerà segreti e misteri. Misteri che affondano le radici nella notte del tempo e segreti che hanno attraversato i secoli. Mario, inizia l'avventura, venite con noi! Abbiamo appena oltrepassato Porta Rudie. Il suo eco rimanda all'antica città di Rudie, padre di Quinto Ennio, quindi qui si innesta il discorso dell'archeologia. Noi naturalmente abbiamo preso un altro sentiero, quello sacro, e quindi da Porta Rudie, che a un certo punto è diventata anche la porta di Sant'Oronzo, noi entriamo verso la via, possiamo definire, principale di Lecce, dove si allineano tante chiese. Allora, Mario, che cosa ci racconti di perle inedite? Inedito c'è ben poco sulla storia di Lecce. Bisogna dire che anche quello che c'è, che si sa comunque, non ha una grande diffusione. E non ha una grande diffusione fondamentalmente i temi di carattere serio, le barzellette, delle chiacchiere, invece hanno grande spazio, purtroppo. Sulla porta di San Porta Rudie, che portava alla città di Quinto Ennio, si può dire che è l'unica porta che io conosco e che è stata battezzata. Cioè, nello stesso 1656 il vescovo proveniente dalla cattedrale si diresse verso la porta e probabilmente all'esterno della porta, che aveva ancora le sembianze medievali, non era stata ancora ricostruita, la dedicò battezzandola proprio secondo un rito proprio di battesimo a Sant'Oronzo, il nuovo, diciamo, protettore della città, nato, come sappiamo tutti quanti ormai, in seguito alla peste, alla mancata peste del 1656. Questo è un discorso che affronteremo magari in un'altra puntata, addentrandoci in meandri poco conosciuti, perché tanto rimane ancora da svelare. Facendo un po' di strada su questo lastricato, ci accingiamo a visionare una delle chiese più belle di Lecce a livello di facciata, anche se la facciata adesso appare impacchettata. Ma già si intravede quello che dovrebbe essere quando ritornerà a essere svelata nel suo antico splendore. È la chiesa di San Giovanni Battista, conosciuta anche come chiesa del Rosario, ma che alcuni chiamano a torto come la chiesa di San Giovanni Daimos. Fatiamo questo mito. Sì, è un torto abbastanza grave, perché non è mai esistito un San Giovanni Daimo. Ma Giovanni Daimo in realtà era un personaggio, diciamo leccese, ma non di origini leccesi, estremamente ambiguo. Già nel Cinquecento circolava la notizia che lui aveva ucciso addirittura uno che era venuto a Lecce per visitare la città per sottrargli un tesoro. E con questo tesoro lui si fece uno dei più ricchi della città, come in effetti era. E negli ultimi anni di vita, invece, pentitosi, questo lo racconta sempre la leggenda, di questo gesto, volle donare tutti i suoi beni alla chiesa di Giovanni, alla nuova chiesa dei Domenicani dedicata a San Giovanni Battista, donde il nome San Giovanni Battista Daimo, però. Ma lì c'è stato sicuramente un errore di trascrizione, qualcuno avrà associato Giovanni Battista a Giovanni Daimo e ne è uscito San Giovanni Daimo, un santo inesistente. Inesistente, tra l'altro il personaggio
è storicamente documentato. Probabilmente era un mercante ebreo, perché il cognome Daimo è un cognome ebraico, e questo è giustificato dalla sua enorme ricchezza. Lui aveva, figuratevi che finanziava addirittura Raimondello del Balzo, Maria era consorte di Maria d'Enghien. Lui aveva dei crediti rilevantissimi con questi due personaggi, aveva una proprietà immobiliare, per cui un personaggio di modeste condizioni qual era, qual erano i suoi pochi parenti che aveva a Lecce, divenne in poco tempo forse il più ricco della città, quindi non poteva che essere uno comunque dedito all'usura, sicuramente era un usuraio, ed è certo che una parte, i proventi della sua eredità, finirono per realizzare la chiesa, il convento e l'ospedale. Prima, cioè nel 300, quando fu fondato, c'era il convento e insieme l'ospedale, e accanto la chiesa, che l'Infantino, tanto per ricordare il nostro abate, la descrive molto bene, ancora nel 1634, come una chiesa fatta alla maniera francese, ossia gotica, perché come ha detto... Sì, come ha detto Lori, questa chiesa, quella che noi vediamo, è una chiesa tardo seicentesca, pienamente barocca, una delle chiese più importanti di Lecce e senza ombra di dubbio, ed è documentato, una chiesa che tutti quanti attribuiamo a Giuseppe Zimbalo per documenti, ma anche per la sua, le sue caratteristiche intrinseche, sia come scultura sia come architettura. Quindi Giovanni Daimo, questa figura controversa in odore di usura, quindi un usuraio, dopo aver compiuto, secondo la leggenda, questo omicidio per impossessarsi del tesoro, negli ultimi anni della sua vita, in segno di pentimento, decise di donare i suoi averi per costruire la chiesa dei Domenicani e l'ospedale proprio di rimpetto a questa chiesa, che noi conosciamo come ospedale dello Spirito Santo, un ospedale importante perché in questo ospedale venivano a ricoverarsi tutte le persone senza nessun tipo di distinzione, venivano curati tutti, ad eccezione quelli che soffrivano del male gallico, e oltre ad accogliere i malati e gli infermi aveva un'ala destinata alle signore di un certo lignaggio, diciamo le signore per bene, che volevano vivere proprio a contatto con la santità, con i domenicani, e poi c'era un'altra ala destinata in un certo qual modo alle fanciulle povere, alle fanciulle che non avevano la possibilità di avere una dote per potersi sposare. E qui, se non sbaglio Mario, c'era anche un centro di raccolta per gli esposti. Sì, però questo è in un secondo momento, cioè verso il 700, perché prima gli esposti venivano raccolti e custoditi in un altro luogo della città. Quando questo luogo si deteriorò, oppure non so per quale motivo, ecco, la funzione svolta da questo luogo fu trasferita in qui. Ricordiamo gli esposti, no? Santo, che sono sì. i bambini, sì, diciamo, sì. che non vengono accettati e vengono abbandonati. Ma esisteva la ruota, secondo te? Sì, qui? Sì, esisteva la ruota. La ruota esisteva sia qui che altrove, nella prima fase, siamo nell'inizio del Cinquecento, quindi a Lecce era una delle prime città pugliesi a dotarsi di questa struttura caritativa, perché il fenomeno degli esposti, ossia dei bambini abbandonati, doveva essere molto diffuso, tant'è che c'è quel brano che conosci dell'apologia paradossica, dove si dice che addirittura venivano abbandonati in campagna e venivano poi sbranati dagli animali, dai cani, e quindi per ovviare a questo, che la povertà sì, era tanta. Sì, un gruppo di aristocratici leccesi e la chiesa ovviamente deciso di costruire la ruota e quindi questo ospedale. Che poi Giovanni Daimo, da diciamo delinquente, divenne benefattore e creò anche un modello
in un certo senso insegnò uno stile, ossia quello delle donazioni. Infatti in questo convento ogni anno, il giorno di Pentecoste, sì, iniziavano a pervenire delle donazioni. Ricordiamo i 200 ducati di Fulgenzio della Monica, ma anche tanti altri. Sì, e dell'Antoglietta, per esempio. Certo. Lo dico perché è una famiglia ancora esistente, quindi ci tiene a ricordare la sua Mizia, o un nome del genere, che diede forse addirittura 500 ducati, e quindi fu una delle donazioni più importanti. E l'altare dei dell'Antoglietta ancora c'è nella chiesa del convento, ricostruita nel 700, proprio per ricordare questa donazione cospicua fatta alcuni secoli prima. E sempre grazie a questo Giovanni Daimo, che tutto era fuorché santo, riusciamo ad ammirare questi capolavori dell'arte, ossia l'ospedale dello Spirito Santo, ma anche questa splendida chiesa, una chiesa che ha una facciata veramente particolare. Non ci addentreremo nei meandri dell'architettura, ma più che altro mi preme sottolineare qualche particolare a livello di simbologia, una simbologia ricca ed evidente per chi la sa cogliere e per chi ne sa trarre la metafora. Sì, uno dei particolari più significativi di questa chiesa è proprio questa base. Vedete, no? Sopra c'è San Tommaso che schiaccia il diavolo, il dragone, c'è scritto pure San Tommaso. Poi ci sono queste raffigurazioni che sono abbastanza difficile da identificare, solamente ci sovviene, ci aiuta invece la scritta Ezechielis, capitolo primo. Quella non è altro, insieme a quell'altra base, che è la visione di Ezechiele. E questa è la visione dei mostri, dell'Apocalisse, è una cosa estremamente interessante, perché è abbastanza rara questa rappresentazione all'interno dell'iconografia cristiana, ma è abbastanza rara addirittura nella scultura. Per cui noi possiamo dire che probabilmente questa è l'unica scultura in Italia che raffigura la visione di Ezechiele. E non mi sembra che sia una cosa di secondaria importanza. No, perché questo indice che chi ha scolpito l'opera su suggerimento dei frati o su suggerimento di altre persone erano delle persone colte che conoscevano i libri sacri, perché dobbiamo ricordare che nel 600 non è che brillassero per cultura i curati, no, e i sacerdoti. Però qui c'erano i domenicani. I domenicani hanno grandi una teologi storia a parte, sì, perché sì, sono stati grandi teologi, purtroppo anche mischiati nel discorso della Santa Inquisizione, proprio per vagliare le eresie. Certo, no, certo. Qui non c'è mai stata, però in altri posti sì, c'è stata. Sì, i domenicani, sì, sì. Certo, erano quelli che giudicavano i poveri malcapitati. Un altro particolare, l'abbiamo già detto, questa chiesa è intitolata a San Giovanni Battista o del Rosario. I temi del Rosario all'interno di questa chiesa sono eccezionali. C'è un altare, ci sono statue, ci sono che rappresentano questo fatto del 1571. Oh, mi hai dato proprio un assist incredibile, perché mi riporti indietro nel tempo, il 7 ottobre del 1571, quindi la battaglia di Lepanto, questa battaglia che adesso viene ridimensionata, però secondo me è stato veramente uno spartiacque, perché ha segnato il trionfo della croce sulla scimitarra turca. Quindi tre imperi, quello spagnolo, quello veneziano e quello ottomano, si sono scontrati. Se quel giorno l'esercito della Santa Lega non avesse vinto a Lepanto, il Mediterraneo sarebbe un lago ottomano, forse noi indosseremmo il chador. Adesso non te lo so dire, perché naturalmente è una cosa che va vagliata, però intanto rimane l'importanza di Lepanto e anche tutti i nobili che sono partiti da Lecce, dal Salento, sono partiti da Brindisi, da Otranto, da Gallipoli per raggiungere la flotta stanziata a Messina che partiva verso Lepanto nel Golfo di Corinto. Allora, quali sono le particolarità di questa chiesa? Allora, ti ripresento una cosa, che relativamente alla battaglia di Lepanto, la flotta cristiana doveva dividersi in un primo momento tra Otranto e Taranto. Poi scelsero
però una parte della flotta si fermò a Taranto, una parte della flotta si fermò ad Otranto e tutta terra d'Otranto contribuì notevolmente all'equipaggiamento del molti, come hai detto tu, aristocratici, le vettovaglie. Ci sono ancora per tutta la terra d'Otranto diverse testimonianze di questa battaglia, quadri, iconografie, sculture, memoria. A Lecce c'è una confraternita, se non sbaglio, della Misericordia che partecipò attivamente con il suo alla battaglia di Lepanto, una cosa quasi sconosciuta, ecco, questa è una cosa quasi inedita. Il particolare di questa chiesa è l'altare, no? Che ricorda la battaglia di Lepanto, soprattutto sì. Perché sul fastigio regga due personaggi e anche raramente, no? Si trovano scolpiti nella pietra. Uno di questi è Don Giovanni d'Austria, il figlio 22enne naturale dell'imperatore Carlo V. Quindi sto legame è fortissimo ancora a Lecce, questo intreccio con la battaglia di Lepanto e con i domenicani, che poi sono i fautori, quelli che per la causa perorata da un papa domenicano Pio V rendono importante e trionfante la recita del Santo Rosario, perché prima, dopo la battaglia di Lepanto, si decide di aprire il culto alla Madonna della Vittoria, che diventa poi proprio la Madonna del Rosario. E questa è una chiesa del Rosario intitolata non a caso. C'è un bel altare che è tardo seicentesco, perché tu sai, no, che la chiesa fu demolita e quindi ricostruita a partire dal 1691. Però per esempio la tela che c'è sull'altare, che non è quella che c'è adesso, è quella che sta alle spalle dell'altare maggiore, è una tela forse dell'inizio del Seicento, bellissima, molto interessante. E dico questo perché proprio a livello, diciamo, quantitativo, noi possiamo dire che quasi tutti i centri di terra d'Otranto, dell'antica terra d'Otranto, si dotarono di un altare dedicato al Rosario e addirittura di una confraternita del Rosario. A Cavallino, qui a Lecce, c'è una confraternita con un bellissimo quadro datato 1572, quindi stiamo parlando proprio perché? Perché le notizie che arrivavano da Lepanto le mandavano da Otranto, da Lecce e poi andavano su. Quindi terra d'Otranto si trovò al centro di questa contesa, di questa battaglia, e quindi noi ancora oggi ritroviamo testimonianze in parte inedite, ma da mettere insieme per verificare, per proprio quantificare questo grosso fenomeno e l'impatto che ebbe sul nostro territorio. E soprattutto ci consentono di ricostruire una pagina importante, certo, come no, della storia. Termina così questa prima tappa di questo viaggio appena intrapreso alla scoperta della Lecce, dei suoi segreti, dei suoi misteri sulle orme di Giulio Cesare Infantino. Siamo partiti dalla Cappella del Rosario, il nostro cammino continuerà lungo il corso e ci lasciamo alle spalle questa splendida chiesa, bella per la sua architettura, per la sua arte e rinomata anche perché il suo ricordo è intimamente legato a Antonio de Ferraris, detto il Galateo, autore del De Situ Iapige, uno dei pilastri per quanto riguarda la ricostruzione della storia del Salento. E grazie a Giulio Cesare Infantino ci ha lasciato un segno indelebile per aprire squarci di luce nella storia di Lecce nobilissima e religiosissima.